Il notaresco beffa il Chieti, a tempo quasi scaduto 1-1, lo stadio Angelini neroverdi avanti con Di Prisco rimontati da Romano, esulta Alessandro Bruno, ex giocatore del Pescara all'esordio sulla panchina rossoblu dopo aver sostituito in settimana Tiziano De Patre che aveva dato le dimissioni, mentre sono amareggiati i sostenitori neroverdi che alla fine della partita hanno avuto anche un confronto con la dirigenza piuttosto acceso al culmine di una settimana sotto diversi punti di vista. Complicata emergenza in difesa nel Chieti, un solo cambio rispetto all'ultima gara, Di Prisco in difesa sostituisce Liepa, in attacco Anticoli in coppia con Mancini. Occasione per Brega, si parte bene la squadra di Mauro Chianese, debutto per Alessandro Bruno che schiera un 3-4-2-1 con Defendi, punto di riferimento centrale supportato da Gelsi e Cardinali. L'occasione maggiore nel primo tempo per il Chieti è di Barbetta, molto mobile, piuttosto propositivo, qui però non inquadra il bersaglio, risponde su calcio piazzato il notaresco, in particolare con il capitano Pezzi, intervento decisivo da parte di Serra che salva il risultato anche su Cardinali, molto reattivo il portiere neroverde. Fuori Bregasi, dentro Bordon, il Chieti a questo punto gioca con tre giocatori in attacco e cerca lo spunto giusto per portarsi in vantaggio prima del duplice fischio da parte di Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Secondo tempo che si apre con questo tentativo di Armand Cucchi, c'è anche una deviazione, pallone sulla traversa, sfortunato il notaresco, mentre il Chieti dalla parte opposta torna a spingere e a reclamare un calcio di rigore per questo evidente tocco di mano da parte di Marchetti. Non c'è nulla, secondo Allegretta, furiosi i tifosi per questo rigore non concesso, ma il gol del vantaggio non tarda ad arrivare, corner di Anticoli, quindi la prolunga Mancini e Michele Di Prisco, adattato in difesa da Mauro Chianese, l'ultimo tocco è proprio il suo, 1-0 del Chieti sotto la curva Volpi, si sblocca il derby, la firma è dunque di Michele Di Prisco, ma il notaresco reagisce subito, Alessandro Bruno carica la squadra e Defendi supera Serra, però poi fallisce l'appoggio in rete, si divora il gol del possibile pareggio, occasione per tornare subito in parità. Qui il Chieti rimane in pieno recupero in 10 uomini, davvero eccessivo il rosso ai danni di Michele Di Prisco, irremovibile però Allegretta, quindi il Chieti in inferiorità numerica, e notaresco che a questo punto ci crede all'ultimo respiro, l'assist da parte di Edoardo Bartoli, il gol di Giacomo Romano, 1-1 rosso-blu, altra beffa per il Chieti negli istanti finali dopo la sconfitta nell'altro derby, quello con l'Avezzano, un finale incandescente allo stadio Angelini, il risultato Chieti 1, notaresco 1, il primo punto per Alessandro Bruno sulla panchina rosso-blu.